gentili ascoltatori, qui è il vostro Sandro Ciotti che vi parla in diretta dalla residenza di Deng Xiaoping per l'incontro Italia-Cina. Spettatori 800 milioni circa, arbitra Concetta la Bella. Beh, oddio, proprio bella bella no, magari diciamo un tipo, ecco. Eh no, quando ce vo, bella cosciona. Ma ecco. Ma ecco entrare Deng Xiaoping e Andreotti, noi abbiamo concluso, a voi Pechino. Respiro, 1, 2, 3, 4, giù il piede destro, sinistro, 2, bicicletta, 2, 3 e 4, e veniamo su per la schiena, 2, 3, 4, respiriamo lungo, bene. Dai, con santa, Andreotti. Deng Xiaoping, buonasera. Dice si sieda. Sono molto contento, sono molto felice di essere stato scelto per venire qui in Cina e ringrazio il governo che si è riunito e ha deciso Andreotti è la persona più giusta da mandare in visita a quel paese. E secondo me che sei con Anna Andreotti così mai così che io sono noi. Noi con Sato e con la... Dai con sa, dimmi con chi mi sa, va. Vai con tagli del genere, gente. Ma perché tu hai fatto? Il primo ministro ringrazia e chiede se domani vuole visitare la muraglia cinese. Siamo proprio sicuri che sta dicendo questo? Sta facendo dei gesti con le orecchie. Sì, da noi in Cina muraglia si dice orecchie. Guarda che ha capito. Ah sì? Capito sì, ho capito. Capito. Ad ogni modo, io sono qua per ringraziarvi anche a nome del pentapartito tutto e Craxi mi incarica di riferire. Resti altresì inteso che con profondo rammarico non presenzierò all'incontro con il caro Ping, essendomi recato in India per fare l'indiano. Grazie uguale. E adesso va bene, adesso mi manca il trucco, però di solito mi riesce l'imitazione così. Sa fa de mita? E così no.
Il primo ministro chiede se sa fa de mita. Oh, vede, mita adesso così non mi riesce molto facilmente. Sono abituato a fare imitazioni in camera, alla camera, ci riuniamo tutti, facciamo sempre imitazioni, ma adesso qui... no, non mi viene molto... mi vergogno, dai, non mi viene. E non lo so fare de mita, ma non lo voglio fare de mita, e non ci riesco, mamma mia. E quando siete... siete proprio cattivi, chiedete sempre delle cose. Edoardo lo conosce, dovete che lo conosce anche questa imitazione, sì. Comunque, Demita, come fare? L'intendimento allo quale siamo praticamente giù... È un po' come Biscardi, la stessa somiglia a Biscardi un po'. Bene, che altro? Knunfata! Che ha detto? Il primo ministro dice che vuol farle dono della mattonella sua personale privatissima, metà della sua mattonella ricavata dalla muraglia cinese. La mattonella risale al IV secolo avanti Cristo. Questa mattonella, Carla, non è mica tanto pulita. E lo so, ma graffia graffia lo sporco non va via. Hai provato con l'esto? Pulisce via lo sporco anche più impossibile. Inoltre il primo ministro dice che in segno di amicizia la spezzerà davanti a lei con le sue stesse mani. Prego. All'anima della sintesi. Prego. Kadadu sata. Come sarà? E quel preziosissimo regalo.